pom pom. Tieniti, tieniti. Tieniti, tieniti. Il gruppo Tieniti. Eccolo qui. Buongiorno a tutti, eccoci qui di un nuovo video. Oggi andiamo avanti con Spyro Season 5. La scorsa volta noi abbiamo fatto il livello, eccolo qua, che penso sia lampadificatore, che ho controllato e non esiste, crepuscolo. E oggi dobbiamo fare invece laboratorio macchine, questo almeno è in italiano come titolo. E niente, facciamo. Qua se non sbaglio ritornano i nemici elettrici e soprattutto ritorna il professore, infatti eccolo qua. Questo robot che lancia le bombette. Può fare male, qua ci saranno diversi voli da fare. Qua abbiamo visto lo scrigno da aprire con la chiave. Eccolo qua. Questo qua è lo stesso nemico dell'altra volta, lo stesso Rinok. Che ricordate lui? Lancia tre. Così c'è 3 saette per ogni suo attacco. E quindi, visto che i 7 andranno anche molto lontano, dovremo fare un po' di attenzione. Tanto qua se riesco anche a farmi una o due vite. Visto che la scorsa volta ne ho. Questo con io. Oh mamma mia. Visto che la scorsa volta ne ho perse alcune. Lì ho visto di nuovo il nostro. Guardate come spara anche la distanza questo. Oh. E se non sbaglio lui non può essere sconfitto con il soffio. Intanto ecco qua il professore. Deve costruire una macchina del tempo, se non si fosse capito. Questa è praticamente la missione principale, ovvero di uccidere tutti i Rinok. Allora di là c'è qualcosa, però io prima voglio andare da questa parte, perché qua c'era una strada che prima ho soltanto intravisto. E intanto eccolo qua, la vita numero 51. Io stavo per cadere, ma per fortuna non ho ancora preso neanche un collezionabile. A proposito di collezionabili, ancora devo vedere cosa c'è da collezionare in questo livello. Questo qua mi farà fare tante di quelle morti che davvero. Questo qua, se non sbaglio, sono quelli della sfida. Intanto questo Rinok. C'è soltanto questo Rinok. Ok, va bene. Dicevo, quella lampadina mi fa parte della sfida. Era proprio del livello. Ma i collezionabili non ne ho ancora preso nemmeno uno. Intanto libero la prima fatina del livello, che è Maggie. Sarà una fata invernale. E allora cosa ci fa nella casa delle fate di primavera? Vabbè. Questi errori concettuali possiamo anche fare a meno di sottolinearli. Perché tanto alla fine ai programmatori di queste cose qua non gliene frega proprio niente. Hanno messo proprio le fatine così a caso. Non siamo come Spyro 1 dove i draghi hanno un significato. Intanto guardiamo cosa dobbiamo fare in questo livello. 400 tesori e 6 fatine, di cui una già l'ho salvata. Eccoli qua i collezionabili. Penso che siano matite. Ok, matite giganti, qualunque cosa siano. Qua ci posso andare. Mi sento più sicuro se ci passo da qua. E direi di sì. Qua la seconda matita collezionabile. No. Meno male, meno male. Preferisco perdere un punto Sparks che cadere.
tanto spazio a rigenero adesso, perfetto. In questo livello ci sono davvero tantissimi conigli, ho notato. Forse perché danno per scontato che uno cade tante volte, mamma mia, questi i nemici di questo livello sono molto ma molto stronzi. Ancora devo incontrare il professore che mi dice la sfida vera e propria di questo livello. Qua sopra non c'è niente, è finito il livello, però io posso... Lì ho visto qualcuno che mi sta sparando. No, no, sono morto. Vabbè, per fortuna che non ho fatto cose impossibili finora. Questo era quello che dicevo, visto che i nemici si possono, metallici si possono uccidere soltanto caricandoli, morire era una cosa che avevo già messo in preventivo. O sono io che sto sbagliando qualcosa, però mi sembra strano che finora abbia preso soltanto tre collezionabili. Per fortuna la vita viene sempre rigenerata, perciò posso farmarne decine di centinaia di litri di vite. Qua non ci sono ancora stato. Non ci sono ancora stato, intanto basta 55 vite. Almeno morire mi è servito a qualcosa. Ho capito che qua devo fare qualcos'altro. E qua no. E qua sì. Eccolo qua. Tutto qui? Dovevo fare soltanto questo? Prima qua non c'ero stato. E nemmeno qui. Sto proprio andando a caso. Proprio tutto sto facendo a caso in questo livello. Ok, forse mi sono trovato. Prima qua c'ero stato. Qua c'era un'altra matita, ok, adesso mi sto ritrovando pian piano. E qua c'è la vita. Oh, ecco, prima ero morto di qua. Prima vado a esplorare in questa zona, ma cioè, ci sono troppi conigli in questo livello. Ho capito che danno per scontato che tu muoia spesso cadendo. Qua proprio ti buttano in faccia le vite come se non ci fosse un domani. Dai, oh, ce l'ho fatta. È un'altra vita. E qua c'è anche una fata da salvare, Deborah. Oh, ciao Deborah, non pensavo che fossi qui. Non sapevo neanche che Deborah fosse diventata una fata. Stavo cadendo molto ma molto male. Adesso devo andare avanti, se capisco dove si trova avanti qua. Cioè, questi Rhinox si trovano tutti sul bordo del livello, cioè il rischio di cadere è altissimo. Ok, tutta quella parte di sotto la devo ancora fare. Qua sopra c'è un Rhinox e non posso salire di qua, devo per forza trovare un'altra strada. Stavo cadendo ancora una volta. E a questo punto cadere è una cosa che non bisogna fare. Ok, ho trovato forse una via.
di qua, va bene. Questi rinoc, prima li uccido meglio, eh. Ok, ho capito che qua devo arrivarci soltanto con la granata. Facciamo un bel inventario, ci mancano 127 tesori e ben 4 fate, di cui una della sfida, una dei collezionabili e una è dei rinoc. Perciò una fata soltanto. E qua c'è la chiave. Eccola qua l'ultima fata, intanto prendo questo, infatti so già che mi manca un altro almeno, e salgo un'altra fatina, cookie! Grazie per aver diminuito il freddo, un'altra vita, mamma mia! Spero di buttarmi dalla parte giusta. Ok. Meno male che almeno qua ci sono arrivato. Però adesso devo ritornare qua perché, facendo esattamente la stessa cosa, devo planare da un'altra parte. Abbiamo visto prima. Eccolo qua. Bene, non era l'ultimo, così almeno posso prendere tutti i tesori di questa zona. Là vedo una matita. Ce la lascio. Qua ce n'è ancora una. Oddio, ma ok. E mi mancano ancora delle cose da prendere. E adesso dove vado? Proviamo ad andare di qua. Meno male che là sopra ci sono già stato. Devo aver proprio tralasciato una zona. O anche più di una. Devo soltanto trovare la strada giusta per proseguire nel livello in maniera corretta. Vite 61 adesso. Qua sopra già ci sono stato. Sì. Mi sono risposto subito. Qua anche. Lì non ci sono stato invece. Rinoc. Perlomeno qua ci sono un po' di tesori da recuperare. Eccolo qua la sfida del professore. Sei spork di titanio. Spork cos'è? Perché non sono puliti? Ah, sono dei cucchiai? Non hanno la forma di un cucchiaio. Praticamente te li ho presi subito. I cappelli. Nella palude di miele. La palude di miele non è mica quella del di Spiro Enter the Dragonfly. Intanto qua vediamo la sua macchina del tempo che sarà protagonista anche di Spiro Adventure. E salviamo la fatina della sfida, Gladys. Teoricamente il professore adesso è andato via, ma dobbiamo comunque rincontrarlo perché ci serve per la sfida dei Rinoc. O meglio, più che la sfida dei Rinoc, per la fata dei Rinoc. Sono perso un pochino, però
Che culo, qua non ci sono ancora stato. Oh, ok. Oh, mamma. Questo era l'ultimo. Ah, ce lo dice così senza comparire. Cioè usava cristallo come flacone per la lozione ai capelli. Mi avete fatto capire questo? Xiang. E c'è anche il fine livello ovviamente. Ma intanto non interessa al fine livello, devo tornare all'inizio perché c'ho uno scrigno da aprire, eccolo qui. E con questo tutti i collezionabili del livello sono stati recuperati. Quanti tesori mi mancano? 7? Esatto. E anche una fata che è la fata dei collezionabili. No? No, mi sa che mi manca ancora l'ultimo collezionabile, ovvero la matita. Perciò non è vero che ho finito tutti i collezionabili. Adesso devo ritrovare dove si trovava quella matita là. Eccola qui. Holy! Wow, Spiro! E con questo ho concluso anche tutte le fate, mi mancano soltanto quei pochi tesori, devo capire dove andare per recuperarli. Di qua no. Di qua nemmeno. Facciamo così, faccio un taglietto e quando avrò trovato i tesori ci rivedremo. Ok, allora praticamente qua c'era una gemma da 5 e qua una da 2, ho trovato anche tutti i tesori, dunque questo livello l'ho completato completamente. Quindi il prossimo sarà per forza di cose città romana. Questo è il circuito, questo è il livello di Sparks. Quindi non ci resta che uscire dal livello. E andare a cercare la città romana. Dove sarà la città romana? Quello è un livello, sì, diciamo anche piuttosto allegro. Il problema è che è la solita sfida del ladro che noi dovremo seguire. Ci saranno diversi modi per cadere in acqua, perché lì tutta la città romana, eccola qua, è circondata dall'acqua, ma adesso lo vedremo. Lo vedremo soltanto velocemente e poi chiuderemo qua il video, perché penso di aver fatto anche troppo per oggi. Grazie a tutti quanti intanto per aver visto questo video, ci si becca la prossima volta dove faremo una città romana, dove ci sono soltanto 300 tesori. Ok, alla prossima allora. Arrivederci.